Padova l'aliquota dell'addizionale IRPEF per il 2013 rimarrà invariata, è lo 0,8%, che peraltro è il massimo che la legge ci consente di applicare, ma soprattutto la notizia, diciamo, buona per i contribuenti è che, a differenza di altri comuni che di fronte alla crisi hanno ridotto la parte di popolazione esente da questa imposta, a Padova lasceremo invariata la parte esente. L'imposta sul reddito delle persone fisiche, IRPEF, sarà pagata da circa 91.000 contribuenti, quelli cioè che dichiareranno più di 15.000 euro all'anno. Il resto dei padovani, il 40%, non pagherà l'addizionale, che su per giù dovrebbe costare circa 300 euro l'anno. 60.000 padovani che non arrivano a 1.000 euro al mese, un dato pesante, ma che descrive fedelmente una realtà fatta di precariato, lavoretti extra, gruppi d'acquisto per arrivare a fine mese. Tira la cinghia però quest'anno anche il comune senza la prima rata dell'IMU a rischio servizi. Allo stato attuale noi non sappiamo come verranno coperti i 32 milioni di euro che dovevano entrare con l'IMU sulla prima casa. Siamo ben contenti che siano stati tolti questi soldi da pagare. Bisogna avere chiaro che se lo Stato non compensa questo mancato introito, i comuni dovranno tagliare dei servizi. Con l'addizionale IRPEF entreranno nella cassa 25 milioni e 800 mila euro, confermata la rata dell'IMU per la seconda casa, il cui valore in soldoni per Padova ammonta 102 milioni di euro.